di Romagna, 7 km, uscita autostrada cattolica. Risolvi definitivamente i problemi di diradamento, calvizie, forfora e caduta. Vieni in un centro Cesare Ragazzi Laboratories. Chiama all'800 150 150 o vai su cesareragazzi.com. Anzi, bentornati a Musica e Parole. Ciao, buonasera, Claudio. Ciao Scarlett. Siamo quasi addirittura d'arrivo, direi, wow, perché siamo alla seconda semifinale. Abbiamo visto 24 artisti emergenti interpretare 24 big, sono arrivati alla semifinale in 8, ma dalla prima semifinale arrivano in finale due artisti. E anche oggi, vero Claudio? Succede che anche in questa semifinale su quattro grandissimi cantanti della musica nazionale ed internazionale, interpretati dai nostri, dalle promesse della nostra musica, passeranno due in semifinale che raggiungeranno Sergio Caputi, interpretato da Luca Sioli, e Giorgio, interpretato da Mia, che sono di fatti due primi finalisti. No? Esatto. Finalisti, andiamo a presentarli allora, a questo punto, con Francesco Calderoni, che ci farà riascoltare, riproporrà i Cranberries. Ciao Francesco, benvenuto. Con When You Are Go, questo è il brano che ci farà ascoltare, poi le Babylon con Michael Jackson, hanno portato Michael Jackson in semifinali, Smooth Criminal il brano che interpreteranno, e ancora Steffi che riporta i Police, Every Little She Does Is Magic, mentre Jim Folaga con Tom Waits interpreta Jersey Girl, il brano che ci farà ascoltare. Io intanto. Esatto, questi sono. La giuria. Bravissimo, questi sono gli artisti che si esibiranno questa sera. Intanto che Claudio raggiunge la giuria, devo dire che sarà una puntata veramente entusiasmante. Abbiamo tutti i generi musicali e scopriamo chi c'è in giuria, perché la giuria nelle ultime due puntate è cresciuta. Chi c'è in giuria? Claudio. Eccoci qui. Allora, parto Enrico Spada, che mi è vicino. Buonasera, bentornati. Insomma, oggi ci aspetta una puntata emozionante. Siamo quasi addirittura d'arrivo, siamo veramente pronti ad ascoltare i nostri artisti e curiosissimi di vedere che cosa ci proporranno. Uveri Pasquale, ciao, buonasera a tutti, bentrovata questa volta dalla parte della giuria, insomma, dove ci dirai se è più difficile giudicare o essere giudicata, come ti è, esatto. ti è toccato molto spesso, immagino, no? Nella tua carriera, nonostante tu sia molto giovane ancora. A proposito di gioventù, Giulia Lazzarini, ciao Giulia. Buonasera a tutti, ciao, un piacere essere qua. E poi ti tocca questo appellativo, il presidentissimo, grazie, giuria. Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che stasera, al contrario dell'altra semifinale, sicuramente passeranno due artisti internazionali. Infatti, perché questa impressione era una cosa che, insomma, avevo scoperto e volevo dirla al pubblico, mentre invece l'altra semifinale due italiani, quindi comunque un equilibrio, sarà una bella gara. In bocca al lupo a tutti. Comunque sia, sarà molto sarà certamente equilibrata tra musica italiana e musica
internazionale, la finale, poi vedremo in finalissima insomma che cosa succederà. In finale di sicuro arriveranno in quattro, siamo già pronti, io sul palco Scarlett la vedo con Francesco Calderoni, sono prontissima. Ciao a tutti. Francesco Calderoni interpreterà un pezzo dei Cranberries. L'ho detto bene? Sì, ho detto Cranberries. Dei Cranberries, che si chiama When You're Gone, giusto? Esatto. When You're Gone fa parte di un album intitolato To the Faithful Departed, che è rappresentativo della band dei Cranberries ed è, diciamo, quello più introspettivo e rabbioso, forse. So che tu sei un grande fan dei Cranberries, forse potrai dirci qualcosa in più a proposito. Sì, allora, è stato l'album più discusso di tutta la discografia dei Cranberries e questo pezzo in particolare è stato scritto perché durante la produzione dell'album sono venuti a mancare un grande amico della band e il nonno della cantante. L'album doveva avere un altro titolo, loro hanno deciso di dedicarlo proprio a questi cari che hanno perso. Benissimo, e effettivamente in questo è uno dei pezzi più belli a mio parere dei Cranberries e si sente tutto il dolore, tutto l'intimismo di quella che è Dolores O'Riordan. Noi abbiamo sentito nelle fasi eliminatorie una versione proprio personalizzatissima, se così si può dire, di Zambi. Volevo chiedere, anche in questo caso avete personalizzato moltissimo o siete stati fedeli? È un pezzo molto particolare che personalizzarlo troppo era molto difficile, però sì, abbiamo dato comunque la nostra firma, mia e del maestro Brusa, che mi accompagna sempre. Non dimentichiamo di ringraziare per l'accompagnamento, grazie maestro Brusa. Francesco Calderoni con i Cranberries, When You're Gone. Stay here without you.
but I'm not a fountain. When I'm not around you, but I miss you when you're gone. That I was all to you, baby, 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 and I chose you and to carry on. Siamo in giuria, chi vuole partire? Posso partire io? Ma, certo, prego. Hai creato un'atmosfera magica qua dentro, perché devo dire, allora, due aspetti, l'aspetto tecnico musicale devo dire curato benissimo, eseguito benissimo, e devo dire anche l'aspetto scenografico, nel senso che voi due sul palco secondo me ci state alla grande. E siete convincenti, siete, faccio fatica a togliere gli occhi perché ti muovi, il maestro uguale, in modo organico e insomma anche bello da vedere. Grazie. Vado io. Fulvia? Sono d'accordo con Enrico e complimenti per la tecnica vocale. Hai una bella tecnica sia nella voce piena ma soprattutto nel falsetto, che mi è piaciuto molto. E hai una bella presenza scenica, quindi complimenti. Grazie. Posso dire che la chitarra verde petrolio è meravigliosa, sì. Insomma, è un colore, è fantastico. È solo per quello che no, hai dato. No, 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 devo dire che aggiunge, sono aggiunge meno, qualcosa. Sono meno le mani di Mario. Sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Mani e piedi, perché anche con i piedi fermeggia lì. È vero. No, come diceva prima anche Enrico, hai ricreato un'atmosfera surreale, magica, e hai interpretato secondo me molto bene il brano dei Cranberry. Anche a me piacciono molto i Cranberry e ci ho ritrovato tanto di loro, ma anche tanto di te, insomma, in questo pezzo, quindi davvero bravo, complimenti. Grazie. Allora, se l'altra volta Marco Zombie era stata un po', diciamo, rivoluzionata, forse un po' troppo, no, 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 no. Se fatta voce chitarra è ovvio che insomma, non ha la stessa presenza insomma, che è fatta col gruppo elettrico, diciamo così, però mi è piaciuta e invece questa molto. Volta? Devo dire che abbiamo cominciato subito con un pezzo, insomma, ha dato una bella botta, anche perché ascoltando insomma, il testo, poi l'album, dicevamo, insomma, non è certamente allegro, Insomma, un po' di pelle d'oca ricordare certe persone, adesso vabbè, non voglio farla troppo, però non ci sono più, mi è venuto in mente, quindi mi ha colpito, devo dire. Bravo Francesco, perché è nel suo, cioè i Cranberries veramente, se dovessero mandare via Dolores o Riordan, hanno già il sostituto italico pronto, complimenti. Francesco O. Calderone. Francesco O. Calderone.
Esatto, Francesco Occhio. Dopo questo brano, emozionalmente parlando, insomma, quanto intenso, immagino che come emozione, insomma, se non altro risentire gli echi di Michael Jackson, è vero Scarlett? Sì, sì, sono subito pronta sul palco insieme con le Babylon e passiamo da un pezzo romantico, anche se non nel senso amoroso del termine, a un pezzo ballabilissimo, che ha fatto la storia, è vero, ha fatto la storia del pop insieme con il suo autore, appunto, che è Michael Jackson. Perché? Perché Smooth Criminal? Non avete avuto paura di scegliere sì, questo pezzo? Allora, diciamo che è stata un po' una sfida, ecco, però il pezzo ci piaceva molto perché fa ballare, ha un bel ritmo e abbiamo detto dai, cimentiamoci in questa sfida, un po' di parole, un po' di ritmo, facendolo un po' ovviamente a modo nostro, insomma in stile Babylon, ecco. Babylonizzato, come Babylonizzato. Diciamo. Esatto. Però ci potrebbe essere una certa assonanza tra Michael Jackson, re del pop, che però è arrivato a tutte le etnie, e le Babylon, perché nascono appunto sì, dai, da quel mix di culture, di suoni, giusto? Sì. Bene. Concordo. Benissimo. Tra l'altro Smooth Criminal ricorda tantissimo i passi tipici, proprio coreografici di Michael Jackson, e sono curiosa di sentire il vostro come lo interpretate voi. Quindi Babylon con Smooth Criminal. Grazie. E bravo anche le Babylon.
Fulvia, ci siamo? Sì, siete bravissimi. Stasera che è tutta musica internazionale abbiamo Fulvia che è stata, ricorderete, tacciata di non sapere, ma in realtà ci siamo già spiegati. Avete fatto pace. Allora, abbiamo fatto pace, non abbiamo mai fatto. Ci siamo anche scambiati il numero. Esatto, ci siamo scambiati il numero, quindi è stato un buon modo per agganciare Fulvia. No, che mi insegnerà l'inglese. Inglese. International Fulvia. Eh? Esatto. Prego. Secondo me siete bravissime e non è facile avere dei gruppi vocali, un duo vocale secondo me è ancora più difficile e quindi mi piace moltissimo come create le due voci, le due voci, quindi complimenti e siete precisissime. Questo incrocio, Giulia, delle due voci bellissime delle Babylon. Sì, non è semplice, appunto, come diceva Fulvia, avere due voci, lo stesso pezzo e il coordinarsi l'una con l'altra. Poi mi è piaciuta molto la parte finale dove avete fatto il vocalizzo insieme. Sì, è stata un'aggiunta che abbiamo pensato fosse molto nel nostro stile, quindi no, va infatti bene, perché no? È stata una bella mossa perché comunque date un tocco molto importante di personale, voi, personale, sì. Brave, osare. Attenzione personale, etichetta Babylon. Marco. Io devo dire, non so se le Babylon passeranno intorno, perché stasera è una puntatona, insomma, con quattro artisti fortissimi. Devo però dire che doveste andare avanti, ne hanno da scegliere di canzoni di Michael Jackson, cioè, sì. Tanto che Smooth Criminal fu il settimo singolo tratto solo da Bad, quindi cioè, ce ne sono almeno altri sei tra cui scegliere. A me un pezzo che è piaciuto molto, mi piace molto l'originale di Michael Jackson, ma anche questa versione vostra, insomma, con le doppie voci, molto bella, quindi complimenti, in bocca al lupo, vedremo chi prevarrà stasera, insomma. Non vorrei far parte della giuria. Non so quando ho accettato questo ruolo qui che mi tocca. Invece sono ben contento di far parte della giuria e mi piace questa versione assiro-babilonese di Smooth Criminal. Devo dire che quando ho letto il titolo della vostra scelta sono rimasto un po' perplesso, perché questo, io Michael Jackson, allora diciamo che Don't Stop Till You Get Enough è qua, Thriller è proprio qua, vicino, molto vicino, Bad mi cade un po' perché diciamo è un, secondo me è un Michael Jackson già decadente, già più bianco di quello che era. Io adesso vado in Madolia. Già sotto effetto omino bianco. Sì, fascia xenofoba. No, nel senso che cioè è un Michael Jackson che diciamo ammicca, diciamo meno, sì, meno deciso, più commerciale, meno nero e più diciamo vicino a quelle che sono le in quel momento lì era la moda americana e quindi che guarda molto al mercato. Devo dire che la vostra versione mi ha convinto, avete fatto la scelta giusta e andate avanti così, qualsiasi cosa facciate, voi come toccate il pezzo, qualsiasi cosa che facciate la fate bene, quindi siete stati bravissimi. Grazie mille. Il dubbio di Enrico effettivamente era anche mio, anche per la scelta del brano e anche perché Michael Jackson ha una produzione infinita e invece insomma hanno trovato questa chicca, veramente questa chicca. Con questa canzoncina sconosciuta. Sconosciuta assolutamente no, però devo dire che cioè, tra le 10 best di esatto, Michael Jackson non c'è. E quindi è stato doppiamente bravo perché avete reso questo pezzo meglio di quello che si meglio potesse, di Michael no adesso non esageriamo però meglio di quanto si potesse immaginare sul massimo già. Prego. Allora, andiamo a presentare, almeno a presentare, dopo il tempo è tiranno, quindi magari la sentiamo dopo, però andiamo a presentare Scarlett. Steffi, sono sul palco con Steffi, che ha superato le eliminatorie con un bellissimo pezzo dei Police e oggi ci ripresenta giustamente, certo, i Police. Il pezzo è molto diverso, cambia il mood, cambia il ritmo. Every Little Thing She Does Is Magic, certo, che in realtà sembra una ballata. Sembra una cosa frizzante, allegra, però
però come al solito Sting ha scritto una canzone d'amore travagliatissima in una chiave frizzantissima, oserei dire. Che è tipico di Sting, si può dire, sì. Si può dire, perché l'altra volta avevi portato Press You Take, che anche quella è molto orecchiabile, però è piuttosto molto tristissima. È molto tristissima, sì. Proprio quello, è vero. Qual è il tuo album preferito dei Police? È questo. È questo qui? Sì. Quindi se tu dovessi andare in finale, continueresti ad attingere da questo sì. album? A meno che ho fatto una promessa e può darsi che sfodro una canzone da un altro album. Una promessa a una persona che conosciamo? Sì. Che magari è lì in giuria. Esatto. Ah, ho già capito. Ho già capito. Ho già capito. Ho già capito. Qui la giuria compra gli artisti, non è il contrario. Quindi siamo trasparentissimi. Dai, sì, perché c'è una talpa. Abbiamo l'avvocato in giuria, questo mi spaventa. No, dovrò difendere, perché non sono stato qui, dovrò difendere il colpevole, ma non indaghiamo oltre. Potrebbe però indagare questo avvocato. Come? Potrebbe però indagare questo avvocato. Potrebbe indagare la sua pubblicità. Potrebbe anche essere l'avvocato. Nella pubblicità vediamo di indagare, però questo ci servirà non stavolta, ma se vai avanti. Esatto, restiamo nel dubbio ancora per un po' e restiamo, faccio restare anche voi nel dubbio, anzi nell'attesa di sentire la versione di Steffi di Every Little Thing She Does Is Magic, 2 minuti subito dopo la pubblicità. Ho data 20 secondi. PMS Studio, etichetta indipendente e studio di registrazione con sedi in provincia di Bologna e Ravenna. Valorizza la tua musica con la produzione PMS Studio. Per informazioni visita il sito www.pmsstudio.com o cercaci sui social network come Facebook alla pagina facebook.com/pmsstudio. Il muro di casa vostra ha crepe che peggiorano. Temete un cedimento strutturale della vostra abitazione? La soluzione: Consolida. Tecnici specializzati con attrezzature tecnologicamente avanzate di dimensioni ridotte realizzano consolidamenti di edifici pericolanti e di terreni di qualsiasi natura anche nelle più difficili condizioni. Leader nel settore da 15 anni, realizziamo anche paratie speciali di contenimento del terreno. Consulenza gratuita e soluzione garantita. Approfittate della detrazione fiscale del 50%. Consolida. Fondazioni ben fondate. De Biasi Automatismi. Immaginate un giorno di pioggia, immaginate vostra figlia che torna alle 3 di notte, che deve scendere dalla macchina, aprire le ante in una situazione di pericolo, quando con un telecomando può risolvere tutto.
La sostituzione della vecchia bascolante migliora l'estetica, migliora la sicurezza e migliora anche la vita. Da quando il portone De Biasi la mia vita è cambiata. La qualità ha un volto. De Biasi Automatismi, portoni sezionari. Sostituite la vasca con una dotta su misura Fiordalisi. Della grandezza e della forma che desiderate. Realizziamo tutti i componenti della dozza direttamente in azienda e garantiamo l'installazione in giornata. Piatti doccia in corian antiscivolo e solo Fiordalisi. E poi le nostre latte di marmoresina in qualsiasi colore a vostra scelta. Ricordate anche le vasche e le docce da sovrapposizione. Chiamate, Fiordalisi non vi chiede nessun acconto. Pagamenti personalizzati, garanzia globale estesa. Fiordalisi, da oltre 40 anni. La scelta migliore. Da Marina di Rimini, traversata sicura. Marina di Rimini organizza le partenze di gruppi di imbarcazioni verso la Croazia, mettendo a disposizione uno skipper professionista che organizzerà e accompagnerà i partecipanti. Lo skipper si occuperà della verifica dell'imbarcazione, dell'organizzazione, della logistica, dell'assistenza per le pratiche doganali all'arrivo e si attiverà anche per la risoluzione di ogni problematica o necessità. Le partenze per Pola e Lussimpiccolo avverranno il 16, 17, 23, 24, 30, 31 luglio e il 6 e 7 agosto. Prenota la tua traversata sicura allo 05 41 70 97 91. Per la Croazia, parti da Marina di Rimini. Naviga tranquillo. Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. A soli 1.499 euro, trio a scelta fra Trilogy Inglesina, iTrack Baby Comfort Dinamico Up Cam o Peg Perego Book 51 Sportivo, completo di antisoffoco e base auto per ovetto, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e bidone porta pannolini in omaggio, tutto secondo disponibilità. Capriccio Baby, aperto la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. Capriccio Baby lo trovi nei due punti vendita a Sant'Arcangelo di Romagna e a Morciano di Romagna, anche online su capricciobaby.com. 0541 62 46 45. E rieccoci a musica, rientrate Musica Parole con Steffi che ci interpreta I Police con Every Little Thing She Does Is Magic. Though I tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart,
Interpretato i Police, vorrei presentare Marco. Da Marco? Da Marco. Scusate, mi ero distratto un secondo perché stavo leggendo una nota sulla canzone. Beh, bella, brava. Ma Stefani, insomma, sempre, la conosco già da un po' di tempo e mi è sempre piaciuta parecchio. La canzone me la ricordavo nella versione ovviamente dei Police, però secondo me l'ha fatta sua, l'ha interpretata bene. Bella voce, quindi insomma non vedo l'ora di riascoltarla se sarà nel proseguimento della canzone che qualcuno della giuria ha così suggerito. Brava Stefi. Grazie. Giulia. Un indizio per sapere chi è che ti ha... No, niente. No, sei stata energica, vivace e in gamba. Mi è piaciuta molto la tua interpretazione. Molto, sì. Grazie mille. Fulvia? Sono d'accordo con Giulia. E sei stata molto brava e una gran grinta comunque, hai una bella presenza scenica, complimenti. Vorrei chiedere una cosa a Giulia. Yes. Sì, ma fino adesso con le pronunce come sono andati? grazie. Prego. Insisti, pizza. Me lo chiedi veramente. No, siete andati bene. Allora, ah beh, detta così. Vorrei migliorare. Rispondi con cattiveria. No. Beh, sono un'insegnante, non posso essere cattiva. Però sicuramente è migliorabile la pronuncia di tutti. Però siete molto bravi. Complimenti. Bene. Soprattutto la mia. Appresso il tentativo, tra virgolette, appresso il tentativo. No, siete bravi ma non vi applicate. Siete bravi, ma... Allora, Enrico, io a differenza dei miei colleghi, compagni di avventura, il giorno in cui uscì questo disco ero già nato ed ero davanti al negozio di dischi ad aspettare che uscisse. E devo dire la verità, Ghost in the Machine, che è l'LP che contiene questo Every Little Thing She Does Is Magic, è stata una mezza delusione per me, perché io che amavo profondamente i Police, disegnata morale, o prima, adesso non è successo niente, no, dicevo, e prima, di Zeniata Mondata è stata la loro sublimazione, insomma ogni pezzo era un singolo da primo posto in classifica, ecco lì era uno Sting meno diciamo sfrenato, meno reggae, più romantico, però ecco attenzione, un romantico del genere poi è un romantico diciamo con un finale meraviglioso che ti fa saltare, ti fa romantico rock, un romantico rock lo ha reso molto bene, poi insomma mi ha ricordato questo pezzo alle 7 di sera, 6 e 3 quarti per me adolescente c'era il programma Happy Circus che iniziava sì 6 e 3 quarti circa e era presentato da Stefania Rotolo e Sammy Barbeau. Era la sigla iniziale di questo programma, la sigla finale era Aria di casa mia di Sammy Barbeau, bellissima canzone. Aria di casa, esatto. Sta cantando, no. Assieme agli America Survival, che era un altro pezzo meraviglioso, e insomma questa canzone qui era proprio il momento, mi ricorda il momento in cui iniziava a preparare la cena, aspettavi papà che arrivava a casa e insomma mi hai riportato indietro di 30 anni ed è stata fatta veramente bene. Devo anche dire che questa edizione 80-90, no? Insomma, fa partecipare anche dei ragazzi giovani, molti dei quali non erano neanche nati, allevo Fulvia l'altra sera, insomma, è nata nel, che anno? 89, quindi anche Stefania, insomma, quando uscì questo album sicuramente eri già no, niente, cambiamo argomento, eri piccolina, molto piccola. Le Babylon no, Francesco non lo so. Per chi è a casa e forse anche per qualcuno che ha cantato qui, chissà, ha anche una funzione didattica. Didattica, magari non tutti conoscevano i Police, magari. Ventenni che siete all'ascolto. Dico io che Police conoscono quelli dei vent'anni di oggi. Sì, esatto. Ecco. E non conoscevano sicuramente il prossimo artista, o probabilmente, insomma. Chi è Scarlett, il prossimo artista? Chi è? Sono sul palco con Jim Folaga, che interpreterà Tom Waits con Jersey Girl. E
Ti chiedo questo. Quando hai fatto le eliminatorie, dalla giuria qualcuno ti ha chiesto: sì, ma se tu vai avanti, cosa porti di Tom Waits? Sì. Questa è stata una scelta obbligata o era già nei tuoi pensieri? Forse un po' tutte e due, perché comunque la maggior parte della produzione di Tom Waits rimane nei anni 70 comunque, okay. Il grosso della sua produzione, però comunque dovendo rimanere negli anni 80, Jersey Girl rientra nell'album di Heart Attack and Vine, mm-hmm. che è dell'80. Quindi sei andato proprio a pelissimo. Sì, esatto. Cioè, comunque, 80. Questa qui è una canzone, secondo me, una delle più belle che ha fatto, quindi insomma, non è stata forzata, insomma. Sono d'accordo. Certo. L'hai dovuta riadattare tantissimo oppure sei rimasto sulla tradizione? Beh, lui comunque ha fatto molte versioni in acustico di questa canzone, quindi c'è molto materiale per potersi ispirare anche con un trio di questo genere, quindi giusto. Sicuramente non ha mai usato l'armonica, giusto, per questo pezzo noi l'abbiamo usata, quindi... Bene, so allora che approfitto, anche... esatto. Approfitto per farti ripresentare, cioè li ripresenti, sì, allora, i tuoi compagni. Esatto, c'è Marco Caroni all'armonica e Matteo Saporetti al caon percussione. Che non si vede, ma non appena mi sposto si vedrà. Esatto. Ok, Jim Folaga and the Folagas, perché mi piace così, sì, interpretano Tom Waits, Jersey Girl. Yes. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la.
Ambientazione, che tipo di ambientazione? Sembra che l'atmosfera, l'atmosfera diciamo soffusa, l'abbiamo detto, di fumo, di nebbia, è l'habitat naturale di Tom Waits. Io questa è forse una delle poche canzoni di Tom Waits che conosco. Anche perché ci ha pensato The Boss, Bruce Springsteen, a renderla ancora più famosa reinterpretandola, però diciamo senza farla troppo sua, perché alla fine, meno male, la reinterpretazione di Bruce Springsteen è molto simile a quella di Tom Waits, quindi è proprio questo rendere onore di Bruce Springsteen a questa canzone, che oggettivamente avrebbe potuto scrivere anche lui, perché rientra un po' nel suo modo di cantare, di scrivere, e devo dire che insomma l'hai interpretata veramente bene, è stato un bel momento, uno dei tanti bei momenti magici di musica e parole che voi rendete magici andando a reinterpretare canzoni, andando a ripescare canzoni che magari non ci ricordiamo, ma che invece sono bellissime. Aggiungo una cosa a quello che dice Enrico Spada, è che a me è quasi piaciuta più la sua versione che non quella originale, ti dico la verità. È vero. Beh, Tom Waits era l'imperfezione, loro sono tecnicamente dei maghi, devo dire, insomma, sono veramente dei maghi degli strumenti, Tom Waits e Bruce Springsteen, dici, sì. Sto parlando di voi tre. Stavo dicendo che Tom Waits è l'imperfezione perfetta, nel suo modo di cantare, cioè non era sicuramente uno che te lo ricordi per la voce, però te lo ti presenti davanti alla botta allo stomaco, un personaggio incredibile che ti metti lì e questo che cosa può fare da adesso in questo momento, poi insomma intimista, ti fa pensare, è musica che una volta si metteva sulla puntina, il disco, il divano, e ti metteva lì in silenzio, adesso non si fa più, vabbè, peccato. Ma siamo rimasti in pochi, diciamo così. Ragazzi, l'altra volta ci chiedevamo, ma chissà cosa farà la prossima volta di Tom Waits, che è un artista conosciuto, però insomma, sicuramente di nicchia, insomma, non sì, sì, decisamente. E invece a questo punto sono quasi curioso di sapere che cosa potresti portare, eventualmente dopo non ce lo devi dire, però complimenti, perché insomma, se avete suonato molto bene tutti e tre, è un piacere sentire insomma della musica suonata dal vivo, insomma siete stati molto molto bravi. Jim Follaga e i Follaga ci stupiscono ogni volta, potrei complimenti. Grazie. Veramente Giulia, anche a te sono piaciuti? Io adesso, per esprimermi nei confronti di Raffaele, sicuramente mi metto in difficoltà, perché sono prevenuta, nel senso, io l'ho conosciuto l'estate scorsa e musicalmente parlando me ne sono invaghita, perché comunque non porta quel genere musicalmente parlando, no, assolutamente. Se no dopo abbiamo
Giulia, a Giulia. Ci siamo aggiunge Raffaele purtroppo musicalmente non ho il piacere di conoscerlo più là della musica, però a me è piaciuto allora, mi è piaciuto oggi, mi piace l'energia che trasmette con la sua voce, mi è piaciuto il suo accompagnamento musicale. Cioè, hai veramente tanto talento, ma veramente tanto. Grazie, grazie. Quindi se sei come suoni, hai buone probabilità con Giulia, Fulvia di Pasquale. Partendo dal fatto che questo è il mio brano preferito di Tom Waits, e complimenti a tutti e tre, siete stati bravissimi, e vocalmente parlando, probabilmente il timbro vocale più particolare stasera, e mi è piaciuta molto la versione così riarrangiata, perché l'avete fatta vostra. E nonostante secondo me Tom Waits sia un grande artista, e secondo me si ricorda anche per la voce, perché nei tantissimi anni di esperienza, diciamo, e di canto ha cambiato voce tantissime volte, quindi in ogni CD ha una voce diversa, anche in ogni pezzo diverso, quindi complimenti, mi siete piaciuti molto. Posso dire una cosa? Assolutamente. Come io sono per le contaminazioni, mi piacerebbe far parte dei Folagas. Ma io in realtà vi ho fatto anche i miei studenti di canto. Ah, lui è stato. E con la pronuncia c'eravamo? No, qui? Mi okay. Sembra che qui ci siamo. No, nel senso, qui. Secondo me, se un giorno vi trovate così a trimpellare assieme, viene fuori qualcosa di assolutamente meraviglioso. Quindi aspettiamo, aspettiamo. Io mi prenoto. Altra collaborazione che candidiamo eventualmente, poi vedremo. Allora, è finito, diciamo, il giro dei big, da cui poi verranno fuori i due big che arriveranno alla finale, e ripartiamo il giro, perché sono musiche e parole, non si conclude con le cover. Direi di no, sono sul palco di nuovo con Francesco Calderoni e Mario Brusa all'accompagnamento ed è arrivato il momento degli inediti. E cosa ci porti questa sera? Allora, cosa ci fai ascoltare? Questa sera vi presento la seconda stanza del mio album. Il mio album si intitola Breakfast Motel, è un po'... un significato metaforico, ok? E questa... Io sono, scusami se interrompo, che non sia simile a The Bates Motel, perché no. un po' me lo ricorda come titolo. No. Male. Possiamo stare tranquilli? Quindi. Sì, okay. Sono tutte esperienze diverse. Questa è la seconda stanza che parla, il titolo è Dust, parla okay. Appunto di un amore lontano e diciamo che ci sono tanti modi per affrontare la lontananza, e in questo caso anche con un viaggio mentale, con i pensieri, ci si può sempre avvicinare. Bene, allora Francesco Calderoni e Mario Brusa alla chitarra con Dust. I'm looking for the sun so I can keep a ray of light. Today I'm looking for the road so I can drive until to you, just like a knife with a thread and the bow with the rose again, the heart of this world. Lost in my heart every day, lost in your eyes every day, we're all lost in my heart. The mountain I've seen, the wild world today, drawn by a star's
over the river, I will run to you just and out with the sword and the bow in the rose again, the heart of this world without you. Voi aspettateci 2 minuti di pubblicità, dopo sentiamo la giuria. A tra poco. PMS Studio, etichetta indipendente e studio di registrazione con sedi in provincia di Bologna e Ravenna. Valorizza la tua musica con la produzione PMS Studio. Per informazioni visita il sito www.pmsstudio.com o cercaci sui social network come Facebook alla pagina facebook.com/PMS Studio. Sonia e Susanna vi aspettano al comando del suggestivo e unico ristorante all'interno della nuova Dazena di Rimini. Cucina tipica romagnola di pesce o di carne, con pasta fatta a mano e pesce sempre fresco di giornata. Molo 22, Dazena di Rimini. Per info e prenotazioni, telefono 345 089 3907. Email ristorantemolo22@gmail.com. Da Marina di Rimini, traversata sicura. Marina di Rimini organizza le partenze di gruppi di imbarcazioni verso la Croazia, mettendo a disposizione uno skipper professionista che organizzerà e accompagnerà i partecipanti. Lo skipper si occuperà della verifica dell'imbarcazione, dell'organizzazione, della logistica, dell'assistenza per le pratiche doganali all'arrivo e si attiverà anche per la risoluzione di ogni problematica o necessità. Le partenze per Pola e Lussin Piccolo avverranno il 16, 17, 23, 24, 30, 31 luglio e il 6 e 7 agosto. Prenota la tua traversata sicura allo 05 41 70 97 91. Per la Croazia, parti da Marina di Rimini, naviga tranquillo. Nel mondo delle costruzioni in legno c'è un'azienda che sa darti affidabilità, qualità e massima professionalità, soprattutto a pochi chilometri da casa tua. È Vibroblock, a Montese, Modena, via Padulle 388, 059 97 0027, www.vibroblock.it. Risolvi definitivamente i problemi di diradamento, calvizie, forfora e caduta. Vieni in un centro Cesare Ragazzi Laboratories. Chiama l'800 150 150 o vai su cesareragazzi.com. Linari Idea Luce illumina i tuoi spazi. Un team di professionisti per elaborare preventivi con sopralluoghi gratuiti, installare le soluzioni impiantistiche ideali e fornirvi assistenza qualificata nel tempo. Luci, design e complementi d'arredo. Siamo a Forlì in via Ravegnana 102-118. Telefono 0543 72 16 20. De Biasi Automatismi. Immaginate un giorno di pioggia, immaginate vostra figlia che torna alle 3 di notte, che deve scendere dalla macchina, aprire le ante in una situazione di pericolo, quando con un telecomando può risolvere tutto.
La sostituzione della vecchia bascolante migliora l'estetica, migliora la sicurezza e migliora anche la vita. Da quando il cordone De Biasi la mia vita è cambiata. La qualità ha un volto. De Biasi Automatismi, cordoni sezionali. La Fondazione OVIV, Onlus, Baian Saloni, vive per aiutare, per la solidarietà. Persone disabili o in gravi difficoltà, bambini bisognosi di cure, assistenza a malati terminali e tanto altro. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione OVIV Baian Saloni. Aiutaci, aiuteremo insieme. Rieccoci, rieccoci a Musica e Parole. Francesco Calderone ci ha portato in una delle stanze del suo Breakfast Motel, e verrebbe voglia di aprire qualche altra porta, Enrico. Sì, te è venuta questa? Sì, questa è la hall, entri e c'è la stanza principale dove c'è Francesco che ci accoglie con questo pezzo bellissimo, secondo me è un inedito che ormai per me è diventato edito, nel senso che ormai lo conosco come le mie tasche, però ogni volta aggiungi qualcosa alla interpretazione, ogni volta è una scoperta e ogni volta devo dire che mi piace sempre di più, come i pezzi che rimangono, quelli che abbiamo ascoltato prima, e questo secondo me è un pezzo che deve rimanere nella testa delle persone. Non so se sarà uno di quegli immortali che abbiamo ascoltato prima, però sono sicuro che questo pezzo ha tutte le carte in regola per diventare un pezzo di successo. Grazie. Allora, siamo un po' di corsa in questa parte perché ovviamente vogliamo riascoltare tutti, però se per Enrico è inedito, è un inedito edito, o forse per Giulia è un inedito inedito o quasi, il Das, no, Das l'abbiamo già sentita diverse volte a B-Side e ogni volta, come appunto ha aggiunto Enrico, aggiunge qualcosa di tuo e quindi scopri delle sfaccettature nuove, è una canzone che cambia ogni volta che l'ascolti praticamente. Un caleidoscopio, però camaleontico. Sì, no, sei veramente bravo, cioè è un modo di coinvolgere il pubblico, secondo me, che non è per tutti. Cioè, io poi non sono un amante delle canzoni troppo smielate, se si può dire, però la tua mi piace, cioè è qualcosa che mi cattura comunque ogni volta che l'ascolto. E quindi non è da poco, insomma. C'è miele e poi c'è anche un po' di sì. Sì, no? Sì, 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 sì. Sono Francesco, la modella, diciamo, di volta in volta. Scarlett. Sono sul palco con le Babylon che ci presentano il loro inedito che si chiama Flown into Pain, giusto? Corretto. Corretto. Questo pezzo è già un singolo che è già uscito, deve uscire, è ancora in fase di elaborazione. Questo è il primo singolo che è uscito. Il primo singolo, primo. Ok. Infatti riproponiamo questo perché siamo molto... Siete diciamo legate... che ci ha unito molto questo pezzo. Addirittura, sì. Quindi rappresenta qualcosa, cioè rappresenta effettivamente le Babylon, perché nella vostra diversità siete... Potremmo definirlo come pezzo... Rappresentativo. Cult delle Babylon, sì. Perfetto, e noi andiamo ad ascoltare Babylon, Flown into Pain. Thank you.
sono le Babylon. Marco, le abbiamo già sentite anche altre volte, le conosciamo, ormai sono una presenza sicura, insomma, quando vanno sul palco mi piacciono, cioè, mi era quasi venuta la pelle d'oca. Non so se è il freddo, non credo, no dai, no, diciamo no, che è stata... No, 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 no. Brave, la canzone la conoscevo già, insomma, l'avete cantata questa l'altra volta? No, era un altro inedito. È pronto il nuovo album, il nuovo EP? Il nuovo album è in fase di elaborazione, non sarà un EP, cioè non solo 5 pezzi, ma stiamo pensando a 10-12. 10-12, oh, sì. Brave, l'EP, non vediamo l'ora. Ne metterei 20-25, se si può. Beh, una volta i doppi ogni tanto sì, facevano, sì. Bravo, bocca al lupo. Crepi. Se non live. Fulvia. Sì, io la prima volta che sentivo il pezzo e mi è piaciuto moltissimo. Ripeto, il duo vocale per me è una cosa vincente, quindi non c'è molto in Italia questa cosa, è molto più internazionale, quindi poi voi cantate in inglese, siete molto molto brave, complimenti. Vuoi aggiungere qualcosa? No, voglio dire che ci hanno, con questo pezzo, io non so, se chiedo dietro le quinte, l'arrangiamento è di Raffaele Montanari. Ovviamente sì. Allora, faccio un applauso a Raffaele Montanari. Perché ci ha riportato in questa atmosfera nei miei anni Ottanta. Devo dire che questa con il sax, con queste arie così, era molto anni Ottanta. Era molto, non so, Barbara Streisand e Donna Summer che si mettevano insieme, facevano delle cose meravigliose, cose che adesso sentiamo molto meno. Noi in Italia abbiamo Paolo e Chiara, che comunque no, hanno fatto cose assolutamente rispettabile, però insomma, diciamo che voi invece siete più della parte, diciamo, sì, noi siamo un po' queste più... mega star. Americane che negli anni 80 si mettevano una fianco all'altra e ci regalavano dei momenti meravigliosi. Bravissimi, mi siete piaciuti un grazie sacco mille. Bellissimo questo pezzo. Bene, Carle sul palco con Steffi che ci presenta il suo singolo, giusto? Sì, giusto o sbagliata? Giusto o sbagliata. Come siamo coordinate, Steffi? Cos'è in programma? In programma c'è un video. Oh, che stiamo organizzando sul pezzo, giusto o sbagliato? No, quello c'è già. Non sei preparata? Oh, giusto, è vero. Scherzo, quello c'è già. E che mi emozioni. Sul pezzo l'ho presentato qui il complice. Sì. E stiamo organizzando questa cosa. Benissimo, in attesa quindi del nuovo video, noi ci riascoltiamo giusto o sbagliata, sì. Perché su Nuova Rete l'abbiamo ancora, abbiamo ancora avuto il piacere di ascoltarla, Steffi, sì. Giusto o sbagliata.
da sola mi basto. Sto dicendo sono qui e scoppio dentro questa trappola. Guardami e vieni qui, dammi le tue mani e prendimi, portami via lontano. Sono qui a dirti che non posso più aspettare. Se ha raggiunto la postazione prima della giuria, volevo approfittare per dire che in queste prime 10 puntate, questa è la decima, abbiamo ascoltato interpretazioni straordinarie di grandissimi cantanti, internazionali e non, ma abbiamo ascoltato soprattutto un sacco di inediti. Tutte le volte dopo averli ascoltati ci siamo ripetuti, insomma, sono bellissimi, sono radiofonici, perché non li fanno ascoltare anche in altre radio? Bene, allora approfittiamone, e quel discorso che farà Steffi vale direi per Francesco, per le Babylon, per Sinfonica. Dove si possono acquistare, trovare questi brani? Nei principali digital stores. Ok. In rete ci sono i video su YouTube. È tutto disponibile. Quindi piattaforme digitali, sì. Voi trovate tutta la musica che ascoltate qui come inediti targati PMS, li trovate sulle piattaforme. Mi allacciavo proprio all'ultima cosa che hai detto, video, quante Steffi ci sono nel video di Giusta o Sbagliata? Tre. Bello. Tre? Sì. Tutti quei vestiti. Sì. Bello, bello, mi è piaciuto molto. Il pezzo, l'avevi già cantato, già sentito, è tuo questo. Il testo è tuo, giusto? Sì, il testo è mio. Molto, molto bello, complimenti, mi è piaciuto molto. Bello anche il video. L'ho rivisto prima mentre cantava. Sì. Bello, sì. Quindi hai seguito? Seguito il labiale di Steve sul video, quindi vedevo dove era fuori tempo quei 3 secondi. Bello, bello. Giulia? Nulla, continui a mantenere la stessa energia che hai messo sia per la cover che nel tuo inedito, quindi si vede che è proprio tua, non è qualcosa che metti solo per lo spettacolo, viene da dentro. Quindi è assolutamente invidiabile come qualità e spero ti porti tanto lontano. E quindi se lo sente lei, lo sente anche chi ascolta, questo entusiasmo. Fulvia? Sono d'accordo con Giulia, era la prima volta che sentivo questo inedito e mi piace moltissimo, è molto radiofonico, orecchiabile comunque. Complimenti, poi in italiano, io non sono buona a scrivere in italiano. Anche. No, io non sono brava, certo, scrivo in inglese, quindi complimenti. La pronuncia è buona, comunque. Sì, per italiano. L'italiano è perfetto, te lo dico io. Bene, bene. Enrico? No, confermo, io Steffi mi
piace tanto e questa è la sua canzone, è una canzone che la impersonifica e quindi insomma non posso che dire brava, magari ecco, la cosa che voglio dire è che mi piacerebbe sentirne almeno un altro paio su questo livello qua. Ci sono, li ascoltiamo volentieri, non vedo l'ora. Torniamo sul palco. Palco con Jim Folaga e The Folagas, ormai li chiamo così. Poi con il vostro inedito che si chiama Other Millionaire, sì. Che fa parte di un album. No, ancora no. C'è un album in uscita. Sì, c'è in uscita, c'è anche un video in uscita dove c'è il buon Matteo Saporetti alla batteria vera. Ok. Marco è con lo spirito e basta. Non sarà. Però sì, no, sì. Cioè... Quindi all'orizzonte tante cosine. Sì, sì, sì. Perfetto, okay. Intanto noi ci ascoltiamo Other Millions, yes. Sì. Another year is gone, and it's still the same old story. Another year is gone, and it's still the same old story. And I sing in my tears for other millionaires. Nights are cold, mornings are so sad. The nights are cold, and the stars so sad. To look around, I heard a voice, a rusty sound. I heard a girl under the ground, I heard a death, and the scream was so loud. The scream was so loud. Things will be the same here for other millionaires. Sì, allora io vorrei lanciare una proposta a chi vi produce. Se nel caso la stessa persona vi organizza i concerti, vorrei venire a performare su questo pezzo. Io per voi conate, io performo. Che, esatto, performo, spieghiamo cosa significa. Mi preparo una... lui è partito. Ha deciso che doveva sedere. E via, bello della diretta. Vai.
mi preparo una coreografia su questo pezzo perché mi piace da molto. Perché tu balli? Io faccio burlesque. Ah, ecco. Non sono una ballerina, sono una performer di burlesque, sennò avrei detto vorrei ballare su questo pezzo. Allora. Ditelo che siete in missione per conto di Dio, ditelo. Esatto! Possiamo dire che sono più belli gli inediti delle cover. Beh, insomma, anche la cover ha il suo perché, però questo inedito qui è un inedito che ci porta, bravi, ci porta il Blues Bros, ci porta all'atmosfera di Chicago, dicevamo, Sweet Home Chicago. C'erano un paio di punti che ha un richiamo abbastanza... Sì, è un blues, quindi il blues bene, sì, è quello, il blues è quello. E voi lo fate veramente bene, ci siete dentro alla grande, però io ho una richiesta. Sì. Qualora doveste passare il turno, voglio il flauto traverso all'ultima puntata. Ok, sì, okay. Assolutamente. Oh, ok, ok. Ecco. Va bene, può darsi che abbiate guadagnato il paradiso. Non ho capito, c'è anche Giulia che portava il flauto traverso. Assolutamente sì, io lui l'ho conosciuto proprio perché cantava e perché suonava il flauto contemporaneamente. No, prima uno, poi l'altro, perché è complicato. No, perché magari c'è una tecnica in cui si canta anche dentro il flauto, quindi si canta anche dentro il flauto. Sì, ovviamente non puoi parlare, però canti con la voce e suoni. Ventrilo, io volevo fare una battuta. Signor Marco, scuso perché ho detto una cavolata atomica. Signor Marco Bertozzi, sono testimone di Giulia perché ero presente anch'io. No. Quindi no, ho visto la performance. Fu una serata veramente magica. Incredibile, perché ci vuole, penso, un notevole fiato sia per cantare che per suonare uno strumento a fiato, quindi... Sì, il flauto è uno tra gli strumenti a fiato dove ce ne vuol di meno, comunque sì. Cioè, no, perché abbiamo... perché non ti capiamo? Io non sapevo niente, ti vedo cazzotti perché mi stai sbagliando. Cioè, capiamo, è santo allora, cielo. Si capì che questa è una formata, da due incompetenti assoluti, perché ne abbiamo due cavolate una dietro l'altra. No, che non sono sicuramente la persona che ha fiato assoluto. Ragazzi, allora non portare il flauto tra la finale. Visto che gli animi si stanno... No, io adesso... Adesso andiamo a cambiare i nostri gusti. Io direi, però, la tranquillità di Fulvia, con gli animi che si stanno cascaldando può... Vabbè, ma Fulvia è l'unica seria qui dentro. Sì. La tua su... Il pezzo mi è piaciuto molto, la parte che mi è piaciuta di più sono gli stacchi, quindi complimenti, cioè, quando stai bravo zitto, Matteo, bravo Marco, bene. Molto molto bello. Cioè, quando non c'è visto, secondo me, almeno da adesso gli animi si scalderanno, visto che non so come facciate, ma abbiamo fatto, io mi avvicino, gente da tutto, voi litigate. Io qualche nome lo depenno così, giusto per... No, Marco, oggi è stato dura. A parte le altre puntate, io non ho mai trovato ancora una puntata dove, vabbè, passano questa. Aspetta, posso dire una cosa? Rifacciamo un applauso. A tutti. Devo dire, mi dispiace che sono finite le semifinali. Sono state due puntate complessivamente 3 ore di musica meravigliosa. Molto bravi tutti, purtroppo anche questa sera abbiamo dovuto fare una scelta democratica, abbiamo rischiato l'ex aequo perché insomma erano... Ah, sì, però siamo tra quattro direi. Tra quattro, erano due alla fine, però purtroppo una scelta l'abbiamo dovuta fare, quindi passano alla finale... Oh. Michael Jackson! Tom Waits. Però bravissimi anche gli altri ragazzi, veramente. Michael Jackson troveremo in finale Sergio Caputo e Giorgia. Questi quattro finalisti per la finale. È democraticissima, due internazionali, due italiani. Esatto, grazie a Enrico Spaglia, Fulvio Di Pasquale. Grazie a voi. Ginger, Giulia, Marco Bertozzi. E a Babylon, tutti gli artisti. Jim Follega, Steffi, Francesco Alderoni, Mario Brusa alla chitarra. Siamo alla fine della semifinale. Esatto, quindi ci vediamo per la prima puntata di finale la prossima settimana. Non perdetela! Prossima settimana. Ciao! Ciao a tutti! P.
PMS Studio, etichetta indipendente e studio di registrazione con sedi in provincia di Bologna e Ravenna. Valorizza la tua musica con la produzione PMS Studio. Per informazioni visita il sito www.pmsstudio.com o cercaci sui social network come Facebook alla pagina facebook.com/PMS Studio. Casa vostra ha crepe che peggiorano? Temete un cedimento strutturale della vostra abitazione? La soluzione: Consolida. Tecnici specializzati con attrezzature tecnologicamente avanzate di dimensioni ridotte realizzano consolidamenti di edifici pericolanti e di terreni di qualsiasi natura anche nelle più difficili condizioni. Leader nel settore da 15 anni, realizziamo anche paratie speciali di contenimento del terreno. Consulenza gratuita e soluzione garantita. Approfittate della